Tiziano Fratus, buongiorno. Buongiorno Livio, tutto bene? Bene, e benvenuto davvero, bentornato anzi qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontare questa volta non di libri, però se io devo dire ai nostri ascoltatori qual è il nuovo libro di Tiziano Fratus, cosa che ho pensato ieri mattina di vedere, dico, poi mi sono un po' perso. Allora lo chiediamo direttamente a Tiziano Fratus, qual è l'ultimo libro? Magari si sbaglia pure lui. Allora, sì, mi sbaglio facilmente. Allora, ma ci sono diversi Silvari, cioè, l'ultimo originale, diciamo, quello con materiale inedito, era, che l'abbiamo presentato insieme proprio qui alla tua radio, era Alberi, Millenari d'Italia, Pubblicato da intitolato perché, Gribaudo lo scorso anno. esatto. Poi è uscito da poche settimane, è stato ristampato negli Oscar Mondadori, Ogni albero è un poeta, che era un long seller, diciamo, che si era esaurito nella prima edizione uscita per Mondadori nel 2015, mi sembra. E quindi adesso hanno rifatto la versione Oscar, quindi più tascabile, più da poter portare proprio durante i nostri percorsi, le nostre camminate nei boschi. Storia di un uomo che cammina nel bosco è il sottotitolo di questo libro che ora possiamo trovare nella collana Oscar Mondadori. Ma cosa possiamo portarci, Tiziano Fratus, nel bosco per camminare e incontrare la poesia di un albero? Innanzitutto tanto silenzio, è scontato dirlo, eppure rimane la materia principale, insomma, ciò che ci può unire agli alberi, ai boschi, al selvatico, agli elementi naturali che noi abbiamo ancora la fortuna di poter incontrare, nonostante il clima stia correndo a cambiare abito, un abito che chissà quale sarà fra solo 20 anni. Ebbene, comunque nei boschi di oggi noi possiamo portare noi stessi facendo lezione del silenzio e quindi anche della possibilità di ascoltare semplicemente quello che si manifesta nel bosco, nella natura, indipendentemente da tutte le nostre assordanti preoccupazioni. Assordanti preoccupazioni che sono ben altra cosa dal silenzio del bosco. Tiziano Fratus, ci troviamo qui questa volta non per raccontare di un libro, ma per raccontare di una radio. Ed è importante raccontare di questa radio, dove la parola radio ha una definizione veramente molto particolare. La radio si chiama Radio Arbor, gli alberi parlano. Ci vuoi raccontare questo progetto? Sì, era la voglia di riuscire a comunicare con la voce, spesso quando faccio incontri o nei seminari, eccetera, mi dicono che la mia voce si fa ascoltare abbastanza con piacere, insomma, non che io voglia dare, come dire, gioire di questa cosa, perché poi si fa in fretta a diventare narcisisti e sappiamo che non è la strada giusta, insomma, in generale. E quindi invece con la piccola pazienza, spero, dell'artigiano, che è quello che credo di essere alla fine del mio piccolo percorso, mi sono divertito e mi diverto a creare questi podcast di 20, 22, 25 minuti l'uno all'incirca, più o meno la misura è questa per ogni puntata. E sono podcast nella quale semplicemente riverso le esperienze, le letture, piuttosto che anche i dialoghi con altri autori che secondo me hanno un rapporto speciale con tutto quello che per noi oggi è la natura, ma inteso ovviamente nel senso più ampio, più vasto e forse anche contraddittorio possibile. Abbiamo fino adesso, è un progetto ovviamente fresco fresco, sono stati messi in onda quattro in circolo, quattro puntate, e tra cui per esempio una dedicata a uno degli alberi più belli che ci sono in Piemonte, che si chiama la Castagna Granda, nel Roero, a Monte Uroero. Proprio ho attraversato il bosco e quindi sentivamo i rumori dei passi, piuttosto che gli uccellini, piuttosto che l'arrivo, no? Uno stupore che uno prova quando arriva proprio di fronte a uno di questi grandi alberi e cerca di pensare qualcosa, in quel caso di dire qualcosa che fosse vagamente abbastanza prossimo, ma
sufficiente rispetto alla bellezza di questi grandi alberi. Oppure un'altra puntata è stata dedicata agli alberi di Roma, anche lì l'ho registrata mentre ero a Roma, e quindi visitando alcuni dei grandi alberi, alcuni dei più vecchi, rispetto a una città che ovviamente è l'enorme città colma di storia, di traffico, di persone, di visi, che ovviamente è Roma. E eccetera, quindi ogni puntata segue, come dire, una piccola linea selvatica, però un po' diversa l'una dall'altra, proprio per non avere un modello da seguire in maniera didascalica. Che bello la linea selvatica, perché in questa linea selvatica non possiamo astrarci, noi in questa linea selvatica ci siamo nel selvatico, perché non è semplicemente un'accezione negativa questa parola, ma nel selvatico ci dobbiamo in ogni modo ritrovare, anche dentro la famosa domanda: che cos'è la natura? È una bella domandona, insomma. Allora, io cerco sempre di trovare una nuova risposta, una risposta efficace, ma devo dire che ogni volta, anzi, come dire, i margini si ampliano, perché alla fine la natura è tutto quello che conosciamo, tutto quello che non conosciamo, è quello che ignoriamo e quello che ovviamente la maggior parte ignoriamo perché non conosciamo, perché ancora non la conosciamo. Siamo così anche attenti alle nostre, anche al nostro modo di difendere la cosiddetta natura in pericolo, spesso si scontra con le parole da usare, insomma, no? Se le parole che usiamo per parlare di questa natura sono sufficienti o invece sono soltanto un ennesimo travestimento di quello che serve a noi come esseri umani. Riflettevo su questa cosa, sulla presenza degli alberi in città, che è sempre un qualcosa di interessante, e anche sulla moda che oggi c'è di dire che dobbiamo riempire le città di alberi sempre di più, che ha un suo perché, però tutto questo sempre per noi. Cioè il centro rimaniamo noi come esseri umani, che sentiamo oggi il bisogno di avere questa natura a portata di occhio, a portata di caviglia, e però non ci interroghiamo se questi alberi, se questa natura che noi traghettiamo nei nostri ambienti stanno bene, no? La salute degli alberi che noi coltiviamo e accudiamo nelle nostre città è buona o negativa? Facciamo un favore a loro o facciamo ancora un favore a noi stessi? Siamo ancora anche in questo modo dei colonialisti rispetto alle altre specie viventi? Insomma, le risposte possono essere diverse. Me lo chiedevo questa mattina, Tiziano Fratus, mi scuso se parlo di me e compio questo inutile atto di vanità. Ogni tanto, prima di arrivare in studio, mi piace andare a trovare delle piante, ho questa piccola follia, e sono andato a vedere come stanno due platani immensamente grandi, immensamente vecchi, che sono poco lontani da qui, e mi chiedevo qui a difesa di non so che cosa, a testimonianza di non so che cosa, di noi passanti che passiamo distratti, quasi in mezzo al traffico, queste due grandi platani, che cosa ci possono dire nella nostra distrazione queste piante a cui noi non diamo neanche uno sguardo? Quindi a che cosa ci servono? Sì, queste sono domande lecite, secondo me anche abbastanza, anche utili, vorrei dire. Ovviamente noi siamo passati dall'essere una specie che ha cercato di ridefinire il mondo a sua misura, l'abbiamo fatto per secoli, e poi le tecnologie, gli strumenti, anche le possibilità urbanistiche ovviamente ci hanno consentito oggi di avere città, le città che conosciamo, insomma, poi possono piacere, possono non piacere, possono essere sentite in maniera positiva o invece viste, come una volta vengono viste, come dei luoghi nefasti e orribili e solo dannosi. Adesso, al di là del giudizio che ognuno di noi lecitamente può dare delle città o della città dove vive, fondamentalmente poi abbiamo, a un certo punto ci troviamo di fronte a questi alberi che ormai iniziano ad avere una lunga storia, magari sono 100 anni, magari sono 150, magari anche addirittura 200, come pochi alberi hanno nelle nostre città,
e noi ci troviamo di fronte ovviamente a una realtà che vive un tempo tutto suo, che è sopravvissuto ai secoli, ai decenni e agli interventi esterni che comunque ovviamente condizionano tutte le forme di esistenza presenti ovviamente in una città, e ovviamente di fronte a un albero che può avere un secolo, questi grandi platani che tu segnalavi in precedenza, ovviamente loro vivono una città diversa da quella che viviamo noi, vivono un tempo diverso da quello che noi viviamo, così come siamo presi ovviamente dai minuti, dai secondi, da tutte le cose che dobbiamo fare dalle nostre vite. Quindi incontrare questi esseri viventi che ancora oggi sopravvivono dentro questi nostri marchi ingegni così ben oliati e così funzionali, ovviamente ci dovrebbe aiutare anche a capire a quanto relativo siano tutte le problematiche che noi nel bene o nel male coltiviamo dentro di noi. No, il loro tempo, il loro silenzio, la loro resistenza, oggi si usa molto questa parola resilienza, no? Che automaticamente ci permetterebbero di capire che magari anche noi, se fossimo per mezz'ora al giorno un po' più alberi, forse, non è una soluzione, è un pensiero, un'ipotesi, forse noi potremmo anche riuscire ad affrontare le nostre vite più nel presente e meno condizionati, come siamo spesso umanamente, dal passato e da tutte le aspettative sul futuro. E con queste parole non siamo al di fuori del progetto delle alberografie di Tiziano Fratus con Radio Arbor. Dove possiamo ascoltarla? Ma Radio Arbor è molto, come dire, democratica, quindi la potete ascoltare, basta fare una piccola ricerca su Google, Radio Arbor, Tiziano Fratus o Radio Arbor, gli alberi parlano, e verranno fuori una serie di siti su cui si può ascoltare liberamente. Esiste su Spotify, su Amazon Music, mi hanno detto, anche se non l'ho ancora vista, su Audible, e poi anche sul sito di Studio Moradix, che è il sito da cui, come dire, da un po' di anni segnalo le pubblicazioni piuttosto che i materiali che riguardano un po' tutta la dendrosofia e l'amore per gli alberi che cerco di nutrire e di coltivare nell'arco del tempo. E Tiziano Fratus cerca voci per dar voci alle piante, in che modo? Certo, se avete, chiunque abbia, quasi tutti che lo sappia, dei ricordi legati a degli alberi, non so, il vostro albero preferito, oppure volete raccontare la storia di un albero che avete visto e vi ha molto impressionato in giro per l'Italia, in giro per il mondo, oppure ancora storie familiari, no? Diverse persone hanno magari il giardino, e in questo giardino ci sono alberi che sono stati piantati quando è nato il nonno, quando è nato il padre, quando sono nati loro, i loro figli, eccetera, eccetera. Oppure se hanno letto libri che hanno a che fare con questo. Cioè, il vostro rapporto personale, la vostra piccola testimonianza arborea, noi stiamo raccogliendo, e ogni tanto in qualche puntata ne inseriamo qualcuna. Possono essere anche poesie, possono essere brani di riflessioni, di meditazioni personali scritte ad hoc. E una volta fatta questa breve registrazione, la possiamo mandare dove? La potete mandare a studio@homoradix.com, o comunque andate sul sito di Studio Homoradix, ci sono diverse email, potete semplicemente inviarci o comunque mettervi in contatto con noi e vi diremo come poterci far avere questa vostra registrazione audio. Ci racconti in chiusura, Tiziano Fratus, come avviene praticamente proprio la registrazione? Prima raccontavi di quella castagna grande, certo, no? Ed è stato anche pubblicato già sul sito. Ecco, come avviene la registrazione? Alcune vengono qui in studio, quindi semplicemente si prendono. No, ma quando si va sul terreno proprio? Sul terreno lì niente, io registro il sonoro, quindi registro il sonoro delle varie dei momenti. Appunto il bosco mentre si sta esibendo nel suo canto, piuttosto che il rumore dei passi degli scarponcini che passeggiano lungo il sentiero, oppure quando si accarezza l'albero, se fa un rumore, no? Se produce un rumore sufficientemente udibile. E poi la cosa interessante, secondo me la cosa più interessante, al di là di tutte queste notazioni, come posso dire, ambientali, che in realtà li puoi anche
rilevare, no, da vari siti e poi, come dire, adattare al momento, diciamo. Ci sono dei piccoli trucchi che chi opera in radiofonia può anche legittimamente adottare, però la cosa invece più interessante è proprio quella di provare a registrare il sentimento che nasce quando tu stai vivendo l'esperienza. Allora, un conto è ricordare cosa tu hai provato quando hai incontrato, che ne so, una grande sequoia in California. No, tu ti ricordi, hai le foto, hai i tuoi ricordi stessi, magari hai anche scritto qualcosa. Allora cerchi di mettere insieme quel quadro, di dipingere e di trasmettere quel tipo di descrizione più che di emozione. Quando invece uno registra l'incontro nello stesso momento in cui avviene con questo albero, questo bosco, questo ambiente, allora lì, come dire, è come se fosse in diretta, no? Secondo me vengono fuori delle cose interessanti. Non sempre, magari può anche essere che in quel momento tu non abbia nessuna parola da dire, no? C'è una sorta di anche di devozione nei confronti della spontaneità del momento. Però se uno invece riesce a modulare un pensiero, una descrizione di quello che sta vivendo, l'incontro sul momento registrato in diretta nel luogo, secondo me è un di più, è una cosa in più che attraverso questa piccola esperienza che stiamo facendo di Radio Arbor credo che sia un valore, insomma, un valore positivo. E prima di salutare Tiziano Fratus, come sempre, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ma ne ho tanti, ne ho letti, ne sto leggendo, come al solito sono circondato da centinaia di libri, però ne segnalo uno che ho comprato al Salone del Libro, come tanti di noi quando vado al Salone del Libro mi faccio inondare da libri e mi fermo a vari editori per conquistarne. E questa è una poetessa anglo-pakistana, si chiama Moniza Alvi e ha scritto per Interno Poesia, che è un editore che si occupa appunto di poesia a Milano, ha scritto un libro che si chiama Blackbird Bye Bye e sono delle poesie che parlano in realtà di tante cose, sia della sua vita di immigrata ma anche del mondo, così come può essere visto. Ma c'è il libro a portata di mano? Sì, sì, è qua. E allora come facciamo quando raccontiamo la poesia, chiediamo a Tiziano Fratus in questo caso di aprire il libro a caso e farci ascoltare la poesia che incontra? Ok, a caso, pagina 69, e leggo la traduzione, è meglio che non legga l'inglese, la traduzione è questa: non riesco a sentirvi bene, stiamo soffocando in modo insopportabile. Sconforta anche me che la bellezza debba essere così rinchiusa. Trattenete il respiro, perdonatemi, di avervi preso di sorpresa. È inverno, un periodo feroce. Siete capaci di sopportarlo? Questa poesia avrebbe sicuramente spazio nelle alberografie di Radio Arbor, o no? Sì, sì, ma insomma, voglio dire che per fortuna noi viviamo in un mondo pieno di ottimi poeti, anche italiani, insomma, per caso qui non è italiana, ma insomma abbiamo tanta poesia che può nutrirci al pari di quel silenzio che dicevamo all'inizio, ci può accompagnare quando andiamo in un bosco, quando ci abbracciamo, anzi ci abbandoniamo all'abbraccio di un bosco. Grazie davvero per averci fatto conoscere questo progetto Radio Arbor a cura di Tiziano Fratus. Buona giornata. Grazie a te, grazie a te.